Oh, non vi avevo visto entrare, scusate. Stavo leggendo un buon libro e volevo parlarvene. Questo libro tratta di una leggenda, la leggenda youtubica di Cinefrank. Chi è costui? È un uomo che ha sfidato il sistema, è un uomo che ha deciso di andare contro le logiche di YouTube, contro il copyright, contro coloro che ci manipolano dall'altro, mettendo questi appunto diritti d'autore su immagini, musica. Ma noi siamo recensori. E come tale anch'io voglio narrarvi la leggenda di un uomo che forse ha perso quello che ha costruito, ma allo stesso tempo è diventato un simbolo, una leggenda, un uomo che non ha paura di dire la verità. E oltre alla mia voce, probabilmente sentirete anche altri punti di vista, proprio come nel film Quarto Potere di Orson Welles. Quindi lascio la parola a chi verrà dopo di me. Thank you, Jack. Thank you. Allora, innanzitutto con questo caldo incredibile, aria condizionata al massimo, altrimenti il rischio di fare la fine di un pupazzo di neve al sole. Bene. Peccato che oggi al cinema non c'era niente di interessante, però posso rimediare passando un po' di tempo andando a vedere qualche video su YouTube. Ci sta assolutamente. Ma riflettendoci un attimo, sbaglio o è da un bel po' di tempo che Frank non pubblica video sul suo canale? Voglio dare un'occhiata. Allora, Cine Frank. Cosa? Perché non mi compaiono i video di Frank? No, allora, riprovo, riprovo. Cine Frank. No, eh? No, non mi compare nemmeno il suo canale. Perché non mi compaiono i suoi video? Perché non mi compare il suo canale? Sarà di sicuro un problema del mio PC, quindi io riprovo. Cine Pronto? Ehi, John! Ciao Marco, come stai? Tutto bene? Ah, io sto abbastanza bene. Che mi dici? Sì, io tutto a posto, dai. No, guarda, preferisco non parlare di quei inetti che hanno deciso di andarsene dal Milan. Non meritano assolutamente di essere citati né quantomeno menzionati d'ora in poi. No, ti volevo chiedere un'altra cosa. È solo un problema del mio PC? O anche a te non compare il canale di Frank né tantomeno i suoi video, perché è molto strana questa cosa. John? Problemi di linea. Cioè, è incredibile, incredibile, pure problemi di linea. John? John? Ma che... Si sentiva niente, è caduta la linea. Cine Frank. Cine Frank. Quell'epifania mi aveva scatenato una miriade di pensieri. Chi era? Perché non lo ricordavo? Avevo bisogno di rientrare nella mia mente corrotta e trovare la verità. In un posto più tranquillo, isolato, rilassato, dove cercare. Corriti sciamanici, filosofia e mille anni di storia. E nonostante gli sforzi, ottenere quello a cui ambivo. Ce l'avrei fatta, costasse quel che costasse. Allora, provo a chiamare Nick. Pronto? Ciao Nick, come stai? Salute al mio siciliano preferito. John, allora, mangiato arancina a colazione? Sì, tutto bene. Vuoi tanto la vita scorre alla normalità? Silenzio, Bruno! Scusa, era mia sorella. Ho trovato il modo per farla stare zitta a proposito. Comunque. Ti volevo chiedere una cosa,
È strano ciò che sto per dirti, ma per caso anche a te non compaiono i video di Frank né tanto meno il suo canale? O è solo un problema del mio PC? Cine Frank. Come, scusa? Sai che è un nome che mi dice qualcosa. No, 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 pure la batteria scarica del cellulare. Ma perché devono capitare tutte a me? Perché tutte a me? Che cos'è un cinefren? Perché un cinefren? Che cavolo è cinefren? Che cavolo è cinefren? Ma soprattutto, che fine ha fatto cinefren? Che cosa aveva? Perché ci hanno chiesto? Era un po' conosceva cinefren? Che cosa sta succedendo? E se fosse un cane, e se fosse un nome, soprattutto, e se fosse, cosa potrebbe mai essere? Una donna di siciliano potrebbe essere, no? E soprattutto, che cosa potrebbe mai essere? Perché devo pensare a Cinefrank? Che senso ha? Che cosa è un Cinefrank e perché Cinefrank? Ragazzi, qua mi aspetto scorregge. Siamo proprio al mio canale quello di Nick White. Che siamo dei Dry Wayone. Hi, Frank, che è un youtuber italiano. Noi facciamo le live con Cine Frank, ragazzi. Mica vlog. Thank you. Tu dimmi che fine ha fatto Cine Frank. Lo so che tu lo sai. Lasciamo perdere che è meglio. No, allora, devo capire cosa è successo. Io voglio assolutamente sapere che fine ha fatto Cinefrank. Insomma, avete sentito tutto quello che c'era da sapere sulla leggenda di Cinefrank. Un uomo, anzi, come direbbe lui stesso, un fratm ingiustamente incarcerato dalle catene dell'oppressione, della violenza, della voglia di controllo da parte d'Italia. Ma cosa possiamo comprendere da questa vicenda così triste che adduce molti lutti a coloro che hanno conosciuto Cinefrank? Possiamo comprendere che in realtà, anche se ormai il suo canale è diventato ovviamente inattivo per queste ragioni che voi avete appena sentito, il suo spirito rimarrà per sempre nei nostri cuori. La sua voglia di fare amicizie nuove, come è successo a me e ad altri, la voglia di, diciamo, accogliere all'interno della sua comunità persone che la pensano in modo completamente diverso, come il signor Arcadio, che sto facendo in questo video, oppure anche proprio la voglia di parlare semplicemente di una passione, come quella del cinema, e farlo con uno stile molto spumeggiante, frizzantino quasi, vorrebbe da dire, scaldandosi, adirandosi, ma sempre con educazione. Un uomo simbolo, un uomo che ci insegna che l'inclusività, l'accoglienza, la voglia di parlare davanti a una telecamera e quella di fare la professione, tra virgolette, dello youtuber, va oltre il semplice visual, va oltre i semplici like, ma la voglia di creare una community forte. È per questo che vi saluto dicendo chiocciola Cinefondo. Mi raccomando, ragazzi, chiocciola Cinefondo e non fate gli stessi errori di Frank. Lui, come Gesù, si è sacrificato per tutti noi. E ora, come direbbe il buon Manzoni, per concludere in un modo molto alto e lirico, hai posto l'ardua sentenza e che YouTube sia clemente con il nostro Cinefrank. Il signore degli inferi, Satana in persona, mi ha mandato qui nel mondo dei vivi per reclamare l'anima del canale di Cinefrank. È giunto il momento di pagare il tuo debito per il patto che hai fatto molto tempo fa. La tua anima e il tuo canale saranno del mio signore Satana. A presto.
Thank you, Jack. Thank you. And hi, guys.